Adesso percorriamo la linea gialla partendo dal confine con Segrate, località Lugacesio di Portello, dove la nostra ciclabile arriva esattamente sul confine di Segrate e di Termina. Qua sulla sinistra ci sono i lavori di collegamento con la futura Cassanese bis. Sia la ciclabile che la strada a Via Orgaceso sono attualmente interrotte al confine con Segrate per i lavori in corso, e c'è anche qua davanti a noi una breve interruzione legata a Palermo. La ciclabile davanti a noi è la sede dell'associazione Le Vele. Andando in direzione nord verso l'abitato di Seggiano e Piotello. Qui la ciclabile si interrompe breve tratto e si entra quindi in un pezzo di strada chiusa ma percorribile dalle biciclette, zona c'è poco traffico. Qua sulla sinistra si intravede la possibile altra ciclabile futura per il collegamento con Segrate prevista dai lavori della Cassanese. Qui riprendiamo la ciclabile. Arrivando sulla via Pordenone. Qua sulla sinistra c'è il futuro bosco della Gabbadera che sta crescendo. Qui si vede il futuro ingresso a Piotello dalla Cassanese bis. Proseguiamo verso nord. Thank you.
una roccia. Questo è l'ingresso della nave ovest, passeggiando, vediamo di allungare verso sinistra il marciapiede per il traciclabile per servire quella zona, il lavoratore di quella zona. Proseguiamo sulla principale. C'è una deviazione verso destra che porta una bretella della linea gialla che si ricongiunge davanti alla sede di Esselunga. Siamo sulla via San Francesco. Gialla seguirà la via San Francesco fino a Cernusco, quindi una linea che passa quasi integralmente all'esterno della città, quindi una linea più veloce delle altre per l'attraversamento nel sud, stando sul lato occidentale della città. Inizia a salire un pezzetto, perché di fronte a noi abbiamo il tunnel della Cassanese. Qui troviamo un ingresso per il polo sanitario. Venendo da sud, venendo da nord, c'è una bretellina più avanti che consente di entrare direttamente al polo sanitario.
gialla entra nel parco bambini e bambini di Chernobyl, che è il centro in cui tutte le linee della circolitana si incontrano. E il percorso che vediamo ora è anche un tratto della futura linea 5 del progetto cambio di città metropolitana, la linea intercomunale Milano-Cassano, che passerà di qua. Arriviamo all'incrocio con via Milano, da dove è possibile entrare nel centro storico di Biondello. Queste ciclabili che vediamo sulla destra, le proseguiamo verso nord in direzione Cernusco. Della Croce Verde e le scuole di via Milano. Qui incrociamo sulla destra la sede della polizia locale. Qui c'è sulla sinistra l'attraversamento ciclopedonale per entrare al cinema multisala. Incrocio con via Mendola. Palestra all'aperto, qui la ciclabile si stacca dal San Francesco entrando in una zona verde. Sulla destra un playground. Andando a destra si può raggiungere la piazza del mercato, la via Platone, e proseguiamo lungo la San Francesco. Sulla destra
gli orti sociali del comune. Facciamo via la Malfa con una ciclabile che porta lungo la linea verde della cicloporitana, noi proseguiamo verso nord e anche se la ciclabile prosegue diritta, noi attraversiamo questo attraversamento protetto per prendere l'altro lato di San Francesco, perché è quello che ci porta al capolinea della linea gialla, cioè al ponte di collegamento con Cernusco Fornavino, qua sulla sinistra il parco delle piscine. Costeggiamo sempre il parco delle Cascine, l'ultimo tratto a nord del parco. Sulla nostra destra c'è la strada provinciale Padana Superiore. La salita verso il ponte. Sulla sinistra vediamo il parco delle Cascine. Dal lato del ponte si ha una bella panoramica sul parco. Ecco il ponte. Sul ponte termina la linea gialla, perché al di là della mezzeria della strada è comune di Cernusco sul Naviglio. Scendendo sul lato di Cernusco si arriva con un percorso più o meno segnato al Naviglio Martesana.